Asia Napoli, a chiusura del bilancio 2014, che risulta inattivo per il secondo anno consecutivo, ha presentato i risultati della raccolta differenziata nella città di Napoli. Ad oggi sono serviti con il sistema del porta a porta 300.000 abitanti, mentre gli altri 700.000 sono serviti con il sistema misto stradale a campana e cassonetto e domiciliare della carta. Dove è presente il porta a porta, la percentuale media è del 56%, con punte di eccellenza del 71% ai Colli Aminei, ed un ottimo risultato sull'ultima sperimentazione ai quartieri spagnoli con il 64%. Il risultato complessivo dunque passa dal 26% del 2014 al 28% aggiornato ad aprile 2015. Nel resto della città sono presenti 4.000 campane per multimateriale vetro e carta, 20.000 carrellati per la carta napulita, 1.500 cassonetti e 10.000 carrellati per l'umido. Cresce anche la raccolta presso le isole ecologiche, dove si passa dalle 5.000 alle 6.700 tonnellate di materiali che a fine anno supereranno le 7.600. Noi siamo in una crescita costante, si è invertito il trend, abbiamo presentato dei dati molto precisi, quindi non c'è possibilità più di, come dire, di sentire dei fattoidi che alle volte veramente ci hanno un po' avvilito, perché alcuni non hanno approfondito i dati. Noi dove siamo col porta a porta, che sta continuando ad espandersi, abbiamo raggiunto i 300.000 abitanti, lì siamo con le punte del 71%. Abbiamo recuperato le zone che avevano bisogno di una manutenzione del porta a porta. Contemporaneamente, nel frattempo che si espande la nostra strategia del porta a porta, non siamo stati fermi, abbiamo raggiunto 700.000 abitanti con le attrezzature stradali, quindi separazione secco-umido, bidoncini dell'umido, bidoncini della carta, moduli degli abiti usati, e lì abbiamo delle punte del 27-28%. Ecco, lì potremmo fare molto di più. L'appello è che i cittadini ci devono dare una mano, le campane si può conferire a tutte le ore, addirittura abbiamo delle indicazioni in lingua, in cinese in questo caso, per facilitare anche alle comunità che ci diano una mano, e soprattutto noi chiediamo, ecco, che l'umido venga depositato nell'operazione Avanzi Qualcosa, il bidone marrone che ci può dare ancora tanto, e chiediamo soprattutto il rispetto del conferimento degli orari dei lavori, ai commercianti continuate a darci una mano, il cartone piegato vicino ai propri negozi. Oltre ad avere in cantiere moderni sistemi di pesatura e di gestione dei dati dell'utente, come la lettura della tessera sanitaria per tracciare i conferimenti e per assegnare ecopunti e premialità, la sfida ora è quella di diffondere in modo sempre più capillare il sistema delle campane stradali e di estendere soprattutto il porta a porta, che partirà anche alla Pigna Secca, nel centro commerciale del Vomero a fine giugno e soprattutto nel centro storico nel mese di luglio. Noi partiremo con il centro storico, la Pigna Secca è la prima sperimentazione, i quartieri spagnoli hanno dato un risultato straordinario e ringrazio i cittadini dei quartieri spagnoli che ci stanno dando una mano, ringrazio i nostri operatori della SIA che stanno facendo un grande lavoro. Noi avremo quindi nelle immediate settimane, dobbiamo affrontare la progettazione, il sistema è già stato collaudato, quindi noi andremo finalmente a liberare il centro storico dei cassonetti e a fare quella grande raccolta differenziata nel centro storico, che era una sfida davvero che molti non volevano accettare. C'è il tema di una raccolta stradale a cui i cittadini ancora non danno la giusta attenzione e che fa scendere la percentuale. Il dato di luglio è del 28%, su cui stiamo lavorando per poter estendere. Chiaramente per poter fare il porta a porta, che è la vera sfida che dà la possibilità di raggiungere gli obiettivi alti di raccolta differenziata, c'è bisogno di investimenti e di risorse che fino ad oggi non sono state messe a disposizione del Comune di Napoli. E poi c'è la sfida degli impianti, dove ne abbiamo due gare che si aggiudicheranno fra giugno e luglio, una per quanto riguarda la raccolta per le utenze commerciali del cartone attraverso un meccanismo di collaborazione esterna, noi speriamo che si sviluppino anche opportunità di lavoro su questo, e l'impianto di trattamento dell'umido, l'impianto di compostaggio da realizzare a Scampia. Il nuovo inceneritore a Napoli è stato cancellato definitivamente dalla nostra giunta, del resto abbiamo preferito farla dopo la chiusura della campagna elettorale, per non essere argomento di speculazioni politiche da entrambe le parti. Noi stiamo facendo un impianto, ma la competenza sugli impianti era su base regionale, insomma, e non c'è stato nessun investimento sull'impiantistica. La vera sfida del nuovo presidente De Luca è quella di mettere mano seriamente alla realizzazione degli impianti in tutta la regione Campania, però gli impianti che servono, non inceneritori.